Ciao a tutti, oggi prepareremo la pastiera napoletana al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la frolla farina 00, burro freddo a pezzi, zucchero, uova, vanillina, lievito per dolci e cacao amaro. Per il ripieno, ricotta di pecora, grano duro, burro, zucchero, uova, pizzico di sale, cannella, essenza di fiori d'arancio, arancia candida, scorza di limone, latte e cioccolato fondente. Il grano duro deve essere precotto. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla al cacao. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo con una spatola sul fondo del boccale, aggiungiamo la farina, il burro freddo a pezzi, il le uova, il lievito per dolci, la vanillina, il cacao in polvere. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impastare per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, compattiamola con le mani. Formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e lasciamolo riposare in frigo almeno una mezz'oretta. Dopo aver lavato e asciugato per bene il boccale, versiamo all'interno il latte. Il grano precotto. La scorza di limone. Cioccolato fondente, il pizzico di sale, e il burro. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 20 minuti. Gradi, velocità 1. Rimuoviamo la scorza di limone e trasferiamo il composto in una ciotola capiente. Dopo aver lavato e asciugato per bene il boccale, mettiamo all'interno lo zucchero e la cannella. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Prendiamo zucchero sul fondo del boccale, aggiungiamo le uova,
e la ricotta. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 2 minuti a velocità 4. Adesso aggiungiamo le scorze d'arancia candita. L'essenza di fiori d'arancio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 10 secondi antiorario, velocità 3. Composto è pronto. Trasferiamolo nella ciotola con il grano cotto. Amalgamiamo delicatamente il composto. Passa mezz'ora, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso ne toglieremo una parte che ci servirà per fare le strisce. E stenderemo la frolla tra 2 fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla, prendiamo uno stampo per crostate, rimuoviamo il foglio di carta da forno e posizioniamo la frolla all'interno dello stampo. Dopo aver posizionato la frolla sullo stampo, schiacciamo bene sul fondo e facciamo aderire bene i bordi. Dopodiché rimuoveremo la frolla in eccesso sui bordi. Versiamo il composto sulla frolla. A questo punto, con la frolla rimasta, formeremo delle strisce che posizioneremo sopra il composto. Inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Al termine della cottura, spegnere il forno e lasciare riposare per una decina di minuti con lo sportello chiuso. Trascorsi questi 10 minuti, aprire leggermente lo sportello e lasciare riposare per altri 10 minuti, sempre nel forno spento. Inforniamo. La pastiera napoletana al cioccolato è cotta, lasciamola raffreddare almeno 5 ore prima di rimuoverla dallo stampo. Pastiera napoletana al cioccolato con frolla al cacao. Grazie e alla prossima ricetta!